Cioè, lo ha detto benissimo Chiara Cordelli in un libro che vi consiglio moltissimo, Privatocrazia, che quando il cittadino, la cittadina, non vede più, non trova più la funzione pubblica nella scuola, nelle strade, nei trasporti, nella salute, quando non vede più intorno a sé la funzione pubblica, presenza dello Stato, comincia a coltivare, come dire, sogni di autocrazia, della una soluzione di emergenza, l'uomo della provvidenza o la donna delle provvidenza nelle sue varie forme. Guardate, questa è una cosa che non riguarda solo l'Italia, che è molto pericolosa, e naturalmente abbiamo visto Covid ha dato la scura a molti autocrati, che piacciono anche quelli non occidentali, pure agli occidentali, basta vedere cosa è successo in Francia. Ma c'è un'autocrazia che nessuno prende in considerazione veramente, lo ha parlato ieri Michele, cioè l'autocrazia dei poteri finanziari ed economici, che sono coloro che oggi di fatto stanno definendo, non soltanto nel campo delle armi, quelli che sono gli scenari delle soluzioni post-pandemiche, cioè questa immunopolitica, questa sicurezza sanitaria, questa sicurezza centralizzata, facilitata dal digitale e dall'intelligenza artificiale, che di fatto riconferma e blinda un potere che durante la pandemia hanno conquistato tutte le varie lobby finanziarie nel settore sanitario, sicuramente nel settore fossile, nel settore agricolo, non abbiamo parlato dell'agricoltura che partecipa al 37% delle emissioni di CO2, e quindi sono i grandi paladini delle politiche fossili che ora stringeranno un po' di verde, ma che siccome sono in tutti i cicli e i circuiti della decisione politica, non possono essere ignorati appunto nel momento in cui non abbiamo regole del gioco per delimitare le distanze a cui devono mettersi quando si discute dei diritti, diritti che violano, diritti che sistematicamente violano e su cui spero. Grazie.